Bentornati ragazzi, io sono Wasteflash e questo è un episodio speciale. Oggi giochiamo a Paladins. Allora, questo è un gioco che è ancora in fase di sviluppo, in realtà è in beta, ed è dei creatori di Smite e ci sta da un bel po'. In realtà penso che lo conosciate un po' tutti ed è, potremmo dire, una risposta free to play a, come si chiama, Overwatch, che è molto valido in realtà, ma... Se conoscete anche Smite, sapete quanto sanno fare bene il loro lavoro, gli sviluppatori di questo gioco. Quindi vi invito a provarlo, soprattutto perché, come vedete, sapete benissimo che io non ho delle specifiche molto alte, quindi riesce ad andarmi bene anche con delle impostazioni abbastanza medio-alte. Ora vediamo anche con la registrazione, perché non so, potrei essere costretto ad abbassare qualcos'altro. Però, come vedete, anche... con impostazioni medio-alte, la grafica è comunque gradevole. Sì, non migliore di quella di Overwatch, però si può giocare, ci si diverte. Ovviamente, se voi ci giocate al massimo, è ancora meglio. Sono sicuro che molti di voi ci possono giocare. Quindi io ho preso l'ex, gioco da pochissimo, quindi non credo di essere nemmeno a livello 7. Quindi scusatemi se farò cazzate, soprattutto con questo eroe che mi piace un sacco, però è davvero difficile da provare. Non so, però è molto molto figo perché spara con queste due pistole, ha delle mosse molto interessanti e richiede una precisione abbastanza alta, quindi mi sto facendo del male ragazzi, mi sto davvero facendo del male. E quindi... c'è da dire anche su questo gioco che le skin sono a pezzi, nel senso non esiste una skin globale del personaggio, oddio c'è in realtà, però potete benissimo equipaggiare i pezzi che volete, anche armi, anche altre cose. Allora, quindi, inoltre ci sono delle carte, delle abilità predefinite del personaggio. Allora, vediamo. Allora, io prenderei questo, poi ci sono appunto queste carte che possiamo sbloccare nelle altre e delle praticamente abilità o potremmo dire il negozio tipiche da MOBA. Quindi io prenderei il cooldown reduction perché questo eroe ha dei CD molto molto interessanti. Quindi vogliamo che il tempo di ricarica sia il minore possibile. Poi punterò anche sul tempo di ricarica dell'arma. Quindi potremmo essere abbastanza veloci, speriamo. 3, 2, 1. Hanno anche le mount i personaggi, però per il momento ci sono ancora queste. Poi non so se ce ne sono altre, ma penso che debbano essere acquistate. Allora, questa abilità che seleziona un bersaglio random tra i nemici e lo segna, quindi noi gli faremo più danno. Guarda caso è lui. Inoltre potrà fare una scivolata di potenza. Sì, lagga ancora un pochino. Devo vedere di migliorare un altro po' di cose. Allora, per il momento non possiamo comprare niente. Allora, proviamo così. Allora, vediamo un altro bersaglio retribution. C'è l'ognometto che, guarda caso, è qui vicino, eccolo. Quindi noi gli faremo più danno. Mi sa che riceverà anche più danno dagli altri giocatori. Ecco, ovviamente gli altri che usano questo personaggio sono sempre molto più bravi di me. C'è da dire anche che ha pochissima vita. Ok, l'ho sprecata, l'ho ucciso prima. Però fa un sacco di danno. Quindi se siete precisi, è un personaggio che dà molte soddisfazioni. Ok, sempre l'ognometto. C'è una cosa strana su sta mappa, perché dovrebbe essere deathmatch, però c'è questo punto di controllo. Ah sì, questa mossa vi permette di sparare con una precisione maggiorata ai vostri bersagli, quindi sbaglierete di meno i colpi. Ok. Ed ecco perché questo personaggio, perché vogliamo che i cooldown durino di meno, perché questa mossa è utilissima. Ecco, se non la sprecate a minchia come me. Ah, vediamo un'altra taglia. Double kill. Ecco, abbiamo per salvarmi la vita. Oh! E facciamo... oh, abbiamo una killing spree addirittura.
Ho ancora un pochino di lag, però per me è giocabile, ragazzi. Perdonatemi comunque. Stavo facendo questo video anche perché tra poco inizia la... c'è Pasqua e quindi dovrò lavorare. Quindi per un po' di giorni non potrò fare video. Quindi divertiamoci insieme con questo e noi ci vediamo dopo le vacanze, ovviamente. No, mi hanno fatto fuori subito, ma dai. Ah, inoltre la sua ultimate è un colpo estremamente preciso che leva un sacco di vita. Comunque, niente di... non mi sembra poi niente di speciale, però fatto nelle giuste condizioni può one-shottare. Allora. Ecco, come vedete, abbiamo toppato. Bisogna essere molto pronti con questo personaggio, essendo che io non so giocare, lo sono ben poco. Allora, qua abbiamo fatto una bella kill mystery. Oh, mi hanno tipo posseduto. Ok, stiamoci qua dietro un attimo. Oh, che è successo? Perché il deathmatch ha il punto di controllo? Comunque questa cosa non la capisco. Ok. Ecco, ci fanno fuori in due secondi. Siamo fatti di carta pesta comunque. Maledetto. Poi chi lo usa al posto mio di solito lo usa molto meglio. Guardate quanta roba c'ha questo. Oh, scusate. An enemy is unstoppable. Maledizione, ma sono proprio agguerriti questi, eh. Enemy double kill. Ok, forse è meglio... No, continuiamo con il deathmatch. Vediamo che ci capita. Allora, ovviamente lo slide bisogna usarlo saggiamente, altrimenti vi buttate in bocca al nemico praticamente. Poi mi sa che non abbiamo nemmeno un support, quindi siamo un po' svantaggiati. A me non va di fare il support, è una cosa che non mi piace, soprattutto in uno sparatutto. Ah, maledetti. Eccolo. Eccolo, maledetto. Ah, vediamo se riusciamo a fregarlo. Enemy double kill. Ah, bastardo. Maledetto, maledetto. Si può, ok, si può skippare. Vediamo se possiamo prendere qualcosa. Sì, sì, sì. Ok, quindi adesso i nostri CD durano ben poco. Ovviamente non possiamo aspettarci di avere dei CD che si refresciano ogni due secondi, però... Ah, l'abbiamo preso? Ah, abbiamo perso, mannaggia. Dai, facciamone un'altra. Allora, adesso ci è capitato Rakus, che praticamente è il goblin con il robottone. Ah, lui è uno dei personaggi, secondo me, più OP del gioco, perché davvero... è una potenza. Allora, io andrei con il primo stadio di Life Rip, in modo... perché lui spara molto velocemente, avendo due minigun, quindi potremmo anche curarci. Perché già un bel po' di vita è uno scudo, quindi non credo che avremo bisogno di potenziare le difese per il momento. Allora, il match starta fra 13 secondi. Vediamo, allora, lui ha due minigun con cui si attiva uno scudo. Con F ha praticamente due jetpack che lo fanno scattare in avanti o in altre direzioni. E col destro lancia missili. Ora, l'abilità speciale che io ho messo mi permette di lanciarne tre praticamente. Tutto questo mentre sparo. Ah, come vedete,
se c'è qualcuno che ti supporta, questo personaggio praticamente ti rimane in frontline, non te l'ammazza nessuno. Nessuno. Ah, maledizione. Ecco, tranne se vai in una bomba, vai nelle fiamme come DPS in World of Warcraft. Però come vedete abbiamo fatto già un bel po' di danno. Ok, allora continuiamo. Inoltre lui si fomenta un casino. Ah, sto bruciando come un pirla. Ah, devo stare molto attento. Devo mettermi un attimo ai ripari. No, dai, mi ha preso. Maledetta, lei pure è forte. Questo personaggio è fortissimo. Ah, sta tra i miei preferiti praticamente. Ok, altro lifesteal. Ok, e la sua ultimate è la migliore forse, perché praticamente fa uscire un sacco di armi dal suo corpo e quindi inizia a spazzare via tutto quello che c'è. E crepi. Peccato che abbiamo finito le munizioni. Qualcuno mi curi? Ah già, forse non abbiamo supporto. Questo gioco è abbastanza fondamentale. Il avere delle classi che giochino, che facciano il loro dovere. Ecco, hanno ammazzato. Ah ok, abbiamo sbloccato la ultimate. Quindi fra poco iniziamo a fare un bel po' di danni. Allora, andiamo. Pronti? Ah, prima di tutto facciamo fuori questo qua. Via! Facciamo fuori tutto, tutto facciamo fuori. Sì, ti curi, bastardo. Ok, peccato che ci vuole un bel po' per ricaricare le ultime. Enemy double kill. Lui è un po' come il Bastion di Overwatch. Maledetta tartarugona. Ma ti sei messo proprio in mezzo, pirla. Allora, è un po' un personaggio dalla easy win, quindi non abbiamo particolari problemi. Anche un bel... può anche scappare molto facilmente. Ah, dove sono i nemici? Ecco. Potete anche sparare un bel po' alla cazzo, perché tanto... cioè, quello che trovate, colpite praticamente. Maledetta tartaruga. Ok. Granata suicida. Ok. Double kill. Inoltre col bonus dei missili ne spariamo un sacco praticamente, 3 in più. Ah, bastardo. Lui è un po' la mia neve, si dice. Ce l'ha proprio con me. Stupido. Cerchiamo tutti di fare fuori me, perché appunto... sono il frontline forse più... che fa più danno, non come skill, come personaggio in questo momento. Allora, vediamo che possiamo prendere. Un sacco di roba. Allora, pronti? Poi facciamo bulldozer. Yes. Pronti? No, se ne è scappato il tipo. Dove sei? Eccolo. Bravo, stai fermo là. Abbiamo anche lo scudo. Fantastico, direi. Ah, maledetto. Mi ha fatto venire un colpo quella tartaruga del cazzo. Allora, vediamo se possiamo tagliare l'ultimo.
Bravi, mettetevi tutti in linea. Mamma mia, quanti danni. Ovviamente più spariamo più va veloce l'arma, quindi. Oh, maledizione, mi sono messo con le spalle al muro da solo. Ok, non per il momento non mi interessa niente. Ok, andiamo. Ah, so, c'era una granata infuocata proprio sotto di me. Yes! No, mettiamoci un attimo al riparo. Stiamo vincendo, stranamente. Il team funziona, senza cure, ma funziona. Ehm! A che vuoi fare? Oh, che succede? Vai, scudo. Sì, ti vuoi curare, vorresti. Allora, vediamo, bulldozer. E poi dai, mettiamoci un po' di resistenza, perché adesso sono tutti belli pompati. Quanto adoro questo personaggio. Pem! Ah, maledizione, mi hanno fatto fuori. Vediamo, possiamo comprare qualcosa? No. Ok. Maledetto, ha fatto l'attacco. Pronti? Ah, abbiamo la ultimate. Pem! Volevi, volevi! Vediamo lo scudo. Victory. Abbiamo vinto, ragazzi. Fantastico. Allora, vediamo come siamo andati. Ok, queste sono tutte le nostre statistiche. Allora, 8 kill, 7 morti, minchia. Vabbè, ho fatto meno morti di tutti e 15 assist. Direi che per un principiante non c'è male, non c'è male. Bene, allora, per questo episodio è tutto. Questo episodio pasquale finisce qui. Quindi se volete anche che continuo a portare magari ogni tanto Paladins così per divertirci insieme, fatemelo sapere, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo dopo le vacanze e quindi a presto!